Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Dunque, ho deciso di realizzare questo video per parlarvi di uno degli strumenti che forse mi avete visto utilizzare di più nei miei video, ossia il Thermocut della Proxon. Se si utilizza maggiormente del polistirene per realizzare i propri modelli o diorami, avere a disposizione una lama a caldo con banchetto come questa può rendere il lavoro davvero un po' più preciso, più veloce e quindi anche più divertente. Quindi in questo video andremo a vedere un po' più da vicino quelle che sono le caratteristiche tecniche generali e le possibilità di lavorazione che possiamo ottenere utilizzando il Thermocut della Proxon. Bene, dopo questa breve premessa entriamo subito nel vivo della descrizione. Iniziamo facendo una breve descrizione di quelle che sono le caratteristiche generali della Thermocut. Come vedete, la base è realizzata in plastica dura, su cui è appoggiato un piano di lavoro con la superficie realizzata in alluminio cobalto, un materiale che diminuisce molto l'attrito e di conseguenza facilita lo scorrimento del pezzo in lavorazione, rendendolo più fluido e regolare. Il piano di lavoro misura 39 x 28 cm. Sul piano è stampata anche una griglia centimetrata e un goniometro, questo per agevolare il posizionamento della guida laterale. La guida laterale va inserita nell'apposito canale ai bordi del piano di lavoro. Per fissarla in posizione basterà poi stringere la vite in questo modo. Aiutandosi con il goniometro del piano di lavoro, è possibile anche inclinare la guida dei gradi desiderati. Abbiamo poi la forcella che regge il filo di taglio, realizzata in alluminio massiccio. La forcella ha una profondità di 35 cm ed un'altezza di 14 cm. Il peso complessivo della Thermocut è di circa 3 kg. Questo la rende sicuramente molto agevole da maneggiare ed eventualmente riporre dopo che abbiamo finito di utilizzarla. Diamo ora uno sguardo ai comandi posti sul lato frontale della Thermocut. Partendo da sinistra abbiamo il pulsante di accensione on-off. A fianco abbiamo la rotella del potenziometro con una scala che va da 1 a 6 per regolare la temperatura del filo. Abbiamo poi un LED di colore rosso che indica quando la macchina è accesa. E il pomello della vite che serve per fissare il filo alla base. Infine abbiamo una tabella che indica la potenza da utilizzare in base allo spessore del polistirene che vogliamo tagliare. Andiamo adesso a vedere come montare la bobina di filo sull'archetto di taglio. Il Thermocut viene fornito con una bobina da 30 metri di filo in dotazione. Per montare la bobina basta svitare la vite sopra l'asta scorrevole dell'archetto e poi montarla facendo attenzione a mettere una rondella sia sotto che sopra la bobina. Una volta messa in posizione la bobina, prima di fissarla andiamo ad inserire l'estremità nell'apposito buco sul piano di lavoro. Svitiamo la vite di blocco e inseriamo il filo per almeno un paio di centimetri. Andiamo poi a serrare il tutto senza stringere troppo, altrimenti si rischia di spezzare il filo. Una volta che il filo è bloccato, andiamo a riavvolgere la bobina. Prima di serrarla completamente, faccio un po' di leva sull'archetto, in modo che poi al rilascio il filo si tenda per bene. Una volta posizionato il filo, andiamo a controllare che sia perpendicolare al piano di lavoro. Per farlo possiamo utilizzare una squadra e mettendoci di fronte possiamo controllare visivamente che il filo sia allineato al profilo della squadra. Per effettuare eventuali aggiustamenti possiamo agire sulla staffa scorrevole e spostarla leggermente avanti o indietro. Per agevolare gli spostamenti futuri della staffa possiamo fare un segno sull'archetto in modo da tornare velocemente alla posizione perpendicolare di partenza.
Passiamo ora a descrivere quella che è sicuramente la lavorazione più intuitiva che possiamo fare con la Thermocut, ossia quella di effettuare dei tagli dritti per ottenere dei pezzi di polistirene alla misura desiderata. Per ottenere dei tagli molto puliti, vi consiglio di usare una temperatura del filo non troppo alta. In questo caso sto tagliando un pezzo di polistirene da 2 cm di spessore, con la temperatura impostata tra il 2 e il 3. Avanzate piuttosto lentamente, senza spingere troppo il pezzo che deve scorrere quasi da solo. Con l'utilizzo della guida laterale possiamo ottenere dei pezzi perfettamente squadrati della dimensione che vogliamo. Inoltre la guida ci permette di ottenere velocemente dei pezzi in serie, tutti perfettamente della stessa misura. Con l'aiuto della guida laterale è possibile anche effettuare dei tagli graduati. Basta infatti agire sulla vite del goniometro per inclinare la guida dei gradi che ci servono. Per fare questo possiamo fare riferimento alla scala graduata stampata sul goniometro della guida. E poi effettuare il taglio facendo scorrere la guida in avanti. Un altro modo per effettuare dei tagli graduati con la Thermocut è quello di agire sulla staffa del filo, facendola scorrere all'indietro. Dopo aver allentato sia la vite della staffa che quella della bobina, facciamo scorrere la staffa all'indietro, in modo che il filo si inclini dei gradi desiderati. Più indietro spostiamo la staffa e più il filo si inclinerà allungandosi. Dopo aver fissato nuovamente il tutto, andiamo a fare il taglio sempre con l'aiuto della guida laterale. Dunque, passiamo ora a descrivere una lavorazione che ho trovato davvero molto utile utilizzando la Thermocut, ossia la possibilità di ottenere dei fogli di polistirene dello spessore desiderato. Solitamente il polistirene viene venduto in spessori che vanno dai 2 cm in su, e quindi avere la possibilità di ottenere dei fogli che vanno da 1 cm fino ad arrivare anche a 1 mm di spessore può rivelarsi davvero molto utile. Purtroppo però, utilizzando la guida laterale del Thermocutter, non è molto agevole eseguire questa operazione, in quanto manca un appoggio verticale su tutto il pezzo, e quindi è facile non riuscire a mantenere l'allineamento verticale durante l'operazione di taglio, specialmente quando vogliamo ottenere dei fogli di bassissimo spessore. Quindi ho deciso di autocostruirmi questa guida. Si tratta in sostanza di 2 tavolette di MDF da 4 mm di spessore, unite a 90 gradi con degli incastri e dei supporti angolari.
Per costruire la guida ho fatto prima il progetto in 3D con SketchUp, da cui ho ricavato poi il disegno per farmi tagliare i pezzi col taglio laser. Se volete vedere tutto il tutorial riguardo la costruzione di questa guida e scaricare anche i file per il taglio laser, potete dare un'occhiata al mio blog. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video. Una volta montati tutti i pezzi, per poter fermare la guida in posizione, ho incollato un listello di balsa quadrato da 8 mm, a circa 1 cm dal bordo posteriore della guida. Il canale dove scorre la guida è largo circa 8 mm scarsi e quindi il listello entra con un leggero sforzo ed è perfetto per mantenere la guida in posizione. Ora andiamo a vedere un'altra lavorazione che possiamo ottenere utilizzando la Thermocut, ossia quella di realizzare dei tagli perfettamente rotondi. Purtroppo la Thermocut non è dotata di un accessorio specifico per questo scopo, o meglio, la Proxon consiglia di utilizzare una puntina da disegno e di fissarla al piano con del semplice scotch. Però in verità io non mi sono mai trovato un granché bene con questo sistema e quindi, anche qui, ho deciso di autocostruirmi un accessorio davvero molto molto semplice, ma che però funge bene allo scopo. Dunque, l'accessorio consiste in una semplicissima tavoletta di legno di circa 1 cm di spessore. Al centro della tavoletta ho inserito una vite per legno a testa piana, in modo che una volta avvitata sia perfettamente in linea con il legno e non vada quindi ad appoggiare sul piano della termoca. Per tenere in posizione la guida ho utilizzato anche qui un listello di balsa quadrato da 8 mm, che una volta inserito nella sede tiene perfettamente in posizione la guida. Andiamo adesso a vedere come utilizzare la guida. Prima di tutto vado a tagliare un pezzo di polistirene quadrato di una misura leggermente più grande del diametro del cerchio che voglio ottenere. Poi vado a trovare il centro tracciando le due diagonali. Una volta trovato il centro, vado praticamente ad avvitare il pezzo di polistirene nella vite della guida, avvitandolo bene fino in fondo e forzando l'avvitamento fino a quando praticamente girerà solo su se stesso, mantenendo la posizione. A questo punto vado a posizionare la guida in modo che il pezzo di polistirene vada a far flettere leggermente il filo di taglio. Una volta fermata bene la guida, vado ad accendere il Thermocut ed appena il filo si raddrizzerà, inizio la rotazione per tagliare il cerchio. Naturalmente, variando semplicemente la posizione della guida e lo spessore del polistirene, possiamo ottenere dei cerchi di vari diametri e spessore. Bene, anche questo video si conclude qui. Spero di essere riuscito a darvi qualche informazione in più riguardo l'utilizzo della Thermocut. Se avete delle domande più specifiche o se magari mi sono dimenticato di dire qualcosa, potete sempre farmelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale così non vi perderete tutti i miei futuri video. A questo punto non mi resta che salutarvi e, come sempre, darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!